La Regione vede una progettualità che possa essere per stralci ma fatta con una visione complessiva e quindi in grado di dare quella giusta programmazione che serve come risposta alla nostra Regione. No al bypass, sia stralci funzionali con un progetto sostenibile e strategico che non crei discriminazioni tra i territori di una stessa provincia. E questa è la posizione della Regione Marche, che in Piazza dell'Unificazione a Marotta ha dato il via agli incontri con i sindaci, le comunità locali e i rappresentanti delle categorie sociali e produttive per un confronto sullo sviluppo della rete ferroviaria adriatica. Il presidente Acquaroli, in costante contatto con il Ministero, ha chiesto chiarezza sul tipo di infrastruttura, sui tempi di realizzazione e di finanziamento delle varie fasi. La soluzione illustrata dal governatore e dall'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli eviterebbe che per il prossimo secolo le città costiere siano tagliate a metà dalla linea ferroviaria in vista del suo potenziamento, che prevede fino a 176 treni merci al giorno, uno ogni 8 minuti, con un aumento esponenziale rispetto ai 40 convogli attuali. Il governo non può perdere questa occasione di un investimento storico per risolvere problemi che le nostre comunità della costa vivono da decenni. Quindi è necessario costruire una nuova linea, progettare una nuova linea da costruire anche in fasi successive, che tolga il traffico pesante, quindi il traffico merci e la lunga media percorrenza dall'attuale sedime della ferrovia adriatica, che potrebbe essere riconvertito in termini di sostenibilità ambientale in una metropolitana di superficie che serva le principali città costiere con le proprie stazioni. La proposta ha trovato d'accordo i sindaci presenti, sono un po' più cauti il primo cittadino di Fano Massimo Seri e l'assessore pesarese Riccardo Pozzi, che hanno chiesto di fare attenzione a non perdere i finanziamenti previsti. Un importante momento di confronto anche per ribadire le posizioni della nostra amministrazione comunale, dell'importanza per noi dell'arretramento della ferrovia o di una nuova linea ferroviaria adriatica, perché rappresenta un'opportunità storica per tutti i territori, ma non deve riguardare un solo comune, ma deve coinvolgere entrambe le province di Pesaro Urbino e di Ancona. Come amministrazione comunale ribadiremo in tutte le sedi il nostro no al rientro della ferrovia a Fosso Seiore o a Metauriglia, perché sono entrambe ipotesi che dividerebbero la provincia a metà e avrebbero un impatto devastante sul nostro territorio, e questa è la nostra posizione chiara e precisa. Dobbiamo fare squadra, regione, comuni, parlamentari marchigiani, rappresentanti delle professioni, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione indipendentemente dalle appartenenze politiche per far sentire forte la voce della Regione Marche presso il Ministero e per raggiungere questo grande obiettivo.